Hey, what's up, guys? No, no, non riesco proprio, era meglio l'altra volta. Vabbè, a parte questo piccolo siparietto triste, questa è la seconda puntata delle fotografie in discoteca e notturne e, come avevo anticipato, volevo parlare dell'attrezzatura. Parto dicendo quello che utilizzo io. Io utilizzo una Nikon D750, ho anche una D600 di riserva, un 24-70 2.8 della Nikkor, utilizzo anche dei flash remoti, utilizzo gli Shanny e dei Godox, ma di quello parleremo magari in dettaglio più avanti. Da questo cosa si evince, dalla mia esperienza, che in virtù del fatto che lavoriamo in condizioni di luce scarsissima, dobbiamo premunirci di macchine che possano reggere alti ISO, quindi non dovremmo stupirci se ci capita di lavorare a 6400 ISO o 8000 ISO, ISO altissimi, e soprattutto dobbiamo avere flash, dei flash esterni, quindi se volete lavorare in discoteca non lavorate senza il flash a slitta esterno della macchina, perché non è possibile lavorare flash pop-up per fare le foto in discoteca, non va assolutamente bene. Detto questo, quindi consiglio fortemente di utilizzare una entry level, perché per quanto la si possa forzare si può arrivare a dei buoni livelli, non è la macchina che fa il fotografo, ma comunque è una cosa che ci limita. Allora, io utilizzo anche, oltre al flash in macchina, utilizzo anche dei flash esterni, dei flash remoti, che vengono utilizzati per far sì di ovviare la mancanza di luce creando una luce di sfondo fittizia colorata, che è una tecnica, la tecnica lampista fondamentalmente, che viene utilizzata in questo campo della fotografia. Quindi ecco, semplicemente quello che consiglio per quanto riguarda l'attrezzatura è: se volete intraprendere questa carriera dovete spendere un po' di più rispetto a quello che spende l'amatore, quindi tirando le somme, per fare questo tipo di lavoro bisogna andare incontro a determinate spese. Comunque un obiettivo che possa essere aperto, un 24-70 è un buon tuttofare, può andare bene, un corpo macchina che regga gli ISO e dei flash esterni, dei flash remoti anche in caso volete passare davanti. Ma perché, se cominciate basicamente, diciamo all'inizio, potete utilizzare un flash, utilizzarlo in TTL, through the lens, in maniera tale che illumini un po' tutto e potete anche tenere dei tempi più lunghi in maniera tale che entri più luce. Il problema che cos'è? È che il bello dell'utilizzo del flash, ve lo dice uno che per anni l'ha usato in TTL sbagliando, è che non possiamo direzionare la luce. Allora, puoi direzionare la luce col TTL, ma non sai mai quello che ti capita, perché il TTL fa una valutazione delle impostazioni della macchina, fa questa interpolazione e ti dà la luce che ti permette di illuminare in maniera omogenea tutta l'immagine. La cosa bella che cos'è? È che comunque avendo un flash in macchina, non in TTL, in manuale, noi possiamo direzionare tipo sulle pareti e rendere l'immagine non piatta ma tridimensionale, e vi assicuro che questo cambia tutto. Però di flash parleremo in dettaglio magari in un'altra puntata, parleremo della luce in dettaglio in un'altra puntata. E quindi niente, mi sembra di aver detto tutto, quindi attrezzatura bisogna fare un attimino un investimento, specialmente negli obiettivi, anche se consiglio che mi viene dato spesso dai miei colleghi è di utilizzare lenti fisse, ad esempio un 85 fisso, 1.8 o meglio ancora 1.4 se siete ricchi, è una buona soluzione per fare gli scatti rubati della gente magari in pista e fare un ottimo sfocato alle spalle, che da sempre è sempre bello da vedere. Ovviamente il 24-70 ha un range di zoom abbastanza ampio, però 2.8 talvolta ti limita. Infatti se io utilizzo il 50, perché anche il 50 1.4, lo sfocato è tutta un'altra cosa. Credo di aver detto tutto, questo video è stato più veloce degli altri, con questo vi saluto, e what's up, guys, e ciao.